aver scelto Massafra per questa giornata di studi sulla commemorazione della Prima Guerra Mondiale vuol dire aver trovato in questa comunità una cornice di memorie tali da renderci, come dire, fieri di essere, di aver dato come Terra Ionica il nostro contributo alla guerra. Pertanto ringrazio l'amministrazione comunale per averci ospitato, la Banca di Credito Cooperativo di Massafra e di San Marzano e tutti coloro che hanno voluto sostenere questa, questa nostra iniziativa. Un ringraziamento particolare deve andare al maestro Vito Spada che ha curato l'intera, così, l'intera cornice del convegno e la mostra che fa da sfondo al nostro stesso convegno. Quindi ringrazio ancora tutti i convenuti, vedo molti massafresi, soprattutto vedo i ragazzi del liceo ai quali va il nostro messaggio proprio di avvicinamento agli ideali e ai valori della Prima Guerra Mondiale. Si succederanno 16 relatori con un intervallo all'ora di pranzo e praticamente vengono rivisitati da eccellenti studiosi aspetti vari della Prima Guerra in Terra Ionica. Non a caso il convegno porta il titolo 1915-1918, la guerra a Taranto e nel suo distretto. Una giornata particolarmente densa, ricca di contenuti. E questo è una serie di incontri che si stanno organizzando un po' dappertutto e quindi anche a livello provinciale qui a Taranto sotto il coordinamento della prefettura e delle iniziative che servono soprattutto a far conoscere alle giovani generazioni quello che ha rappresentato la Prima Guerra Mondiale, il sacrificio ma anche l'aspetto positivo di aver dato la possibilità di conoscersi e di riconoscere il ruolo di un popolo, di una nazione, sentirsi uniti in un momento drammatico qual è il momento della guerra e gettare le premesse di quello che poi sarebbe stato il futuro della nostra, del nostro Stato, ma anche la possibilità di riflettere sull'approdo rappresentato alla Prima Guerra riferendosi al nostro risorgimento. E perciò l'iniziativa di oggi è organizzata dall'Istituto di Storia e Risorgimento del Comitato Provinciale di Taranto, si inquadra in quest'ottica. La presenza di un ragazzo, un istituto scientifico, rende più che mai concreto quello che è il concetto che ho espresso prima, la necessità di conoscere, di comprendere e soprattutto di attualizzare, ma nello stesso tempo anche di il convegno porta a esaminare quello che ha rappresentato a Taranto e nella provincia, nella Terra Ionica, nella provincia di Taranto la Prima Guerra Mondiale, quindi una ricostruzione di carattere senz'altro storico, scientifico e come tale perciò una giornata che è senz'altro estremamente positiva. Di questo perciò diamo merito al Comitato di Taranto degli Studi di Storia e Risorgimento, agli organizzatori, alla professoressa Musardo, al professore Carducci della Società di Storia Patria e anche a quanti hanno reso possibile il convegno, innanzitutto l'amministrazione comunale di Massafra. Devo dire che è stato un convegno molto interessante perché assumendo un'area territoriale molto distretto, che poi è l'antico distretto della provincia di Terra Ionica, ha cercato di studiare il fenomeno della Prima Guerra Mondiale nei risvolti che ha avuto sul piano locale. Risvolti che sono stati di carattere plurimo, sia storiografico, sia iconografico, sia letterario, sia istituzionale. Ne viene fuori cioè un quadro delle situazioni locali molto importanti, innanzitutto su coloro che furono i protagonisti
della Prima Guerra Mondiale e poi ancora su quelli che furono gli echi successivi che si ebbero in rapporto al fenomeno e che segnò, lo dobbiamo anche dire, lo spartiacque tra l'antico regime e l'Italia fortemente proiettata verso nuovi traguardi di dignità e di progresso. Quindi un'iniziativa molto lodevole che ci fa riappropriare della nostra memoria per essere anche cittadini degni del nostro passato. Oggi siamo qui per questo convegno che è stato fortemente voluto dalla professoressa Vincenza Talò, presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento della provincia di Taranto. Ha scelto Massafra perché ha molta stima del nostro paese, visto anche tante conoscenze a livello culturale che lei ha in questo nostro paese. Nell'interno di questo convegno è stata realizzata una mostra sempre a tema sulla Grande Guerra che ho avuto il piacere e l'onore di curare. Oltre la mia partecipazione ho invitato altri 6 artisti tra cui Rita Protopapa, Rosario Rosafio, Michele Lo Consolo, Giuseppe Alessio, Vincenzo Maraglino, tra l'altro è anche un nostro concittadino, quindi un nostro, è massafrese, e poi Giuseppe Barbieri. Abbiamo realizzato questi lavori appunto sulla Grande Guerra e quindi voglio in questa occasione anche ringraziare loro per aver accolto questo invito e onorato la nostra città. Per quanto riguarda il discorso dei quadri, domani giorno 4 novembre in commemorazione dei caduti della Grande Guerra i quadri saranno esposti in villa davanti l'altare, davanti il monumento ai caduti. Successivamente questi quadri saranno trasferiti nella sede della società operaia dove li rimarranno ancora per qualche giorno. Quindi io invito tutti i massafresi a visitare questa mostra. La guerra è stata caratterizzata anche da una propaganda visiva durante l'epoca della Prima Guerra Mondiale e io mi sono legato proprio a questo discorso, il discorso della propaganda, però dal punto di vista visivo fatta in mezzo ai cittadini e ai civili per convincere che la guerra in realtà era cosa buona e per cui la verità è stata effettivamente nascosta. Io mi sono appunto legato a questo discorso, a questo filone e ho realizzato quest'opera che è Easter 17 che descrive una lettera, le parole di una lettera di un combattente internato nei campi di concentramento di Mauthausen-Gusen in Austria. E legandomi a questa lettera appunto ho descritto quello che questo combattente sognava di firmare una pace eternamente e di non dichiarare guerra a nessuno e qui in questo lavoro appunto si vedono questi fazzoletti bianchi insieme a quelli colorati svolazzanti che simboleggiano appunto la pace con gli alleati e così fu infatti dalla lettera di questo combattente si legge che loro in questo giorno di Pasqua del 17 si fermarono per scambiarsi delle sigarette, per scambiarsi i primi beni elementari e nulla, è stato un piacere partecipare ovviamente, ringrazio il maestro Vito Spada che mi ha dato modo di partecipare a questo convegno e spero possiate apprezzare insomma, il lavoro artistico che ne è venuto fuori.